Ecco le immagini della nuova Sandero, terza serie, scattate da un paparazzo, proprio come riporta la rivista francese L'Argus. E per chi vuole approfondire la notizia originale, sotto al video trovate il link dell'articolo. Sempre secondo la rivista, la terza generazione della Dacia Sandero dovrebbe essere presentata il prossimo settembre al Salone di Francoforte. E con precisione, il salone aprirà dal 12 al 22 settembre 2019. Sarà una presentazione piuttosto veloce, perché questa terza versione della berlina a basso costo dovrà essere omologata prima dell'irrigidimento degli standard di sicurezza Euro NCAP, che entreranno in vigore il 1 gennaio 2020. A questa data, molti modelli perderanno stelle preziose. Dacia, che di solito ottiene un punteggio di circa 3 stelle, non può permettersi di scendere a 2 o anche a 1 stella. Inoltre, dal 2020 tutte le auto di nuova omologazione in Europa dovranno montare di serie l'AEB, il sistema di frenata automatica d'emergenza, che per legge l'AEB dovrà funzionare almeno fino a 60 km orari. Oggi su alcune utilitarie non va oltre i 30 km. Andrà montato anche sui furgoni e dovrà soddisfare alcuni requisiti tecnici che proveranno la sua efficacia anche in situazioni al limite. Questo peserà su case come la Dacia, che non può permettersi sul suo modello, di cui il prezzo è low cost ed inferiore a 8.000 euro. Ma ritorniamo alle novità che riguardano la terza serie della Sandero, che cambia radicalmente la base. Infatti uscirà dalla piattaforma B0 per posizionarsi su una variante denominata C-Spec della piattaforma tecnica CMF-B, su cui poggia la nuova Renault Clio 5. Per quanto riguarda la gamma dei motori, dovrebbero essere confermati il motore 1000 da 75 cavalli e la versione turbo da 100 cavalli 1000 TCE, e sarà disponibile ovviamente anche la versione GPL. Mentre per il diesel si parla del 1005 Blue DCI 85 cavalli. Se avete apprezzato questo video news, potete ricambiare semplicemente iscrivendovi al canale e magari lasciando anche un bel like. Se avete qualche domanda, la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!